Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo Biper. Ben ritrovati a una nuova puntata di Giganti su due ruote, il format interamente dedicato al basket in carrozzina e alla Dynamo Lab Banco di Sardegna. Dopo una settimana di pausa per il turno di Champions League, ritorna la massima serie di basket in carrozzina. E ad attendere gli uomini di coach Fabio Raimondi c'è l'importante sfida in agenda questo sabato alle 17 a Roma contro il Santa Lucia. Una sfida che vale non soltanto i due punti in palio, ma anche la quinta posizione in classifica, fondamentale per trovare il miglior piazzamento possibile in ottica play-out. Lo ricordiamo, la sfida di andata contro il Santa Lucia fu una delle più belle vittorie finora della stagione regolare della Dynamo Lab, che si impose sui romani all'overtime. Gli uomini di Fabio Raimondi hanno ritrovato finalmente la vittoria due settimane fa qua sul campo di casa del Palasera di Migni contro l'HS Varese e adesso intendono chiudere al meglio la stagione regolare con le ultime due sfide in agenda. Sabato sarà il turno del Santa Lucia Roma e poi l'appuntamento è per il 30 marzo con l'ultima in casa contro SBS Montello Bergamo. Siamo in compagnia di coach Fabio Raimondi. Coach, una settimana di pausa dopo una bella vittoria sul campo di casa, adesso ultima trasferta della regular season, a due giornate dalla fine della stagione regolare, qual è il tuo bilancio? Il bilancio è abbastanza positivo, forse avevamo magari aspettative diverse dopo il girone di andata, però va bene, il risultato minimo era questo, riuscire ad arrivare dove siamo adesso. Abbiamo due partite che comunque non decideranno solo l'ultima posizione, comunque poi le squadre che andremo a incontrare, sia noi che Santa Lucia, le conosciamo, sono Varese e Bergamo, le squadre che noi abbiamo già incontrato, due ottime squadre, non ho una scelta particolare con cui dire una è più forte, l'altra meno, perché poi quando si arriva a quel livello poi bisogna sempre giocarsele, però stiamo lavorando per quello. A Roma è una partita decisiva perché in realtà vi giocate la possibilità di agganciare la quinta posizione. Come ci arrivate e quali saranno secondo te le chiavi per portare a casa i due punti e la quinta posizione e raggiungere Roma a quota 10 punti? Roma è una squadra ostica, molto ostica, perché l'ha dimostrato qua. Sono tanti anni che giocano assieme, hanno una buona amalgama e hanno molto carattere. Vorranno sicuramente vendicare la sconfitta ottenuta qua magari anche in maniera per loro abbastanza inattesa. Io li conosco abbastanza bene perché avendo giocato con loro tanti anni so che sarà una vera e propria battaglia. Credo che la squadra che curerà più i particolari e sbaglierà meno poi alla fine sarà quella che riuscirà a portare a casa una partita che poi potrebbe essere non tanto importante a livello di risultato, ma dare morale per affrontare i play-out, perché iniziare un play-out con una vittoria vorrebbe dire iniziare con un altro piglio, però voglio dire, noi andiamo in maniera tranquilla e sappiamo come affrontarli, come loro sapranno poi come affrontare noi d'altronde. Due sabati fa è arrivata qua sul parquet del Palasera di Migni una vittoria tanto sospirata dopo il filotto di sconfitte. Che cosa ti è piaciuto dei tuoi ragazzi in campo contro Varese e su che cosa state lavorando in questi giorni? Quello che mi è piaciuto particolarmente è stata la difesa, perché noi quest'anno perché la verità è questa, una squadra molto offensiva che molte volte preferisce fare un canestro in più e non prenderne uno in meno, del tipo non basiamo molto il nostro gioco sulla difesa, si vedono poi i punteggi alti. La difesa invece è stata molto molto buona, perché come si può vedere Cristian ha difeso sulla loro punta di diamante, che è Silva, e ha fatto far solo 9 punti. Di solito lui in campionato ne mette sempre 20-25, noi sapevamo che la chiave era marcar lui. Andiamo a incontrare adesso Santa Lucia, che magari ha meno punti di riferimento ma più punti nelle mani, e quindi ognuno di noi dovrà fare la partita che ha fatto in verità Cristian l'ultima volta, cioè marcare il proprio avversario come se fosse la persona che può decidere la gara. E questa credo che sia la chiave, e poi in attacco giocare con la tranquillità, perché noi comunque
i punti nelle mani li abbiamo, non aver fretta di giocare magari a un ritmo troppo alto e tenere Santa Lucia a un ritmo, diciamo, abbastanza basso. Ti faccio la stessa domanda che ti ho fatto più volte nel corso della stagione. Ti rispecchi nella tua squadra? È una squadra che somiglia a quella che Raimondi giocatore avrebbe voluto se fosse stato allenatore? Ma quelli che vedono la Dinamo Lab giocare dicono di sì, perché è una squadra che comunque non è molto propensa alla difesa, ma è molto spettacolare in attacco. Si vede dalle giocate che noi facciamo. Siamo una squadra imprevedibile, perché se troviamo la giornata che abbiamo il tiro da fuori, noi siamo veramente una squadra che può battere veramente tutti. Però il retro della medaglia è anche che poi, se giochi molto tirando da fuori, puoi trovare la giornata che la palla non entra e ti trovi poi a inseguire tutta la partita, come è successo in alcune partite magari non giocate qui ma giocate fuori casa. Però il bello probabilmente della nostra squadra è questo, che abbiamo questo tipo di gioco, quindi sì, mi rispecchio. Diciamo che magari in alcune partite avrei preferito che il gioco fosse stato in maniera diversa, però sai, a priori parlarne adesso poi a bocce ferme è più facile, poi quando sei in campo la situazione è un po' diversa. È tutto pronto per la sesta e penultima giornata di ritorno del campionato della massima serie di basket in carrozzina. Ad aprire le danze sarà la sfida in agenda nelle Marche a Porto Potenza Piceno, in cui il Santo Stefano affronterà il GSD Porto Torres. Alle 17, in concomitanza della sfida tra i capitolini del Santa Lucia e la Dinamo Lab, si disputerà il derby lombardo del fondo della classifica con l'HS Varese, che ospiterà l'SBS Montello Bergamo. Lo ricordiamo, entrambe ferme sul fondo della classifica, quota 2 punti. Infine, a chiudere la penultima giornata di regular season, sarà il solito posticipo di Seveso in agenda alle 20:30, dove i campioni d'Italia dell'Unipol SAI Briantea 84 Cantù ospiteranno gli abruzzesi Amicacci Giulianova per la sfida dell'alta classifica. Siamo con Cristian Gomez, punta di diamante della Dinamo Lab Banco di Sardegna e vera rivelazione del campionato della massima serie di basket in carrozzina. Cristian, ci siamo visti a inizio anno, ti chiedo qual è la tua opinione adesso, quasi a fine stagione, del campionato italiano. È un campionato difficile, molto difficile per noi. Questa è l'ultima parte del campionato. Stiamo a preparare buona la partita per lograre l'obiettivo. Sei felice di come sta andando il tuo campionato? Ti abbiamo visto partire piano e poi crescere partita dopo partita. Gli avversari adesso hanno paura di te. E lo principale è che la squadra giochi bene. Io ho partito buono, partito non buono, è normale. Spero che l'obiettivo finale della squadra sia buono. Dimmi una cosa, invece, ti piace la Sardegna? Ti piace quest'isola? Ti trovi bene? Sì, mi piace molto. Io sto con mia moglie qui in Sardegna. Vamo Alghero, Cagliari, tutta la Sardegna è molto buona, bonita. Adesso mancano due partite prima della fine della stagione regolare. Con che spirito, con che atteggiamento vai a Roma e ti prepari a queste ultime due partite? E dobbiamo giocare 100%, due partite molto importanti per dopo nel play-out stare con più confianza, per giocare contro Varese o Bergamo. Sono buone squadre e dobbiamo giocarlo il miglior possibile. Ti piace questa squadra? Qual è il compagno di squadra con cui ti piace di più giocare, quello con cui litighi più spesso? Cosa ci dici di questa Dinamo Lab? Sì, mi piace, la compagnia, sono buona gente. Tengo già 10 anni giocando, 12 anni giocando in Europa. Già antes di giocare qui già conosci a Claudio, Fabio e tutto. Sì. Grazie mille, noi ringraziamo Cristian che a fine stagione rilascia finalmente una intervista quasi interamente in italiano.
amici di Dinamo TV, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Giganti su due ruote, di invitarvi a seguire i Giganti Bianco-Blu nelle gesta in quel di Roma di questo sabato e darvi appuntamento poi all'ultima partita casalinga che, lo ricordiamo, si disputerà il sabato 30 marzo alle 17 con SBS Montello Bergamo. Forza Dinamo! Pesca il Jolly, il prestito che sa fare tutto!